Il Big Ben. Ciao, cucciolo. Io mi chiamo Yvonne. E ciao! Salute. Grazie. Temo di essermi beccata un raffreddore. Senti, Yvonne. Io devo arrivare in cima alla torre per poter approfittare del passaparola. Senti, Yvonne, non me ne fregano niente i tuoi problemi. Consiglio? Ma certo, conosco questo posto come le mie ali. Mentre sali verso la cima, di tanto in tanto ti darò qualche suggerimento. Grazie, pipistrello. Grazie dell'aiuto, Yvonne. Allora, abbiamo un pipistrello raffreddato. Siamo all'interno dell'orologio più famoso che storia umana abbia conosciuto. Io ho appena battuto un dirigibile. Fantastico, devo dire. Sta andando tutta la meraviglia. E io sto alzando la voce perché nella mia testa tutti questi rumori sono tanti e troppo alti. Allora, diamo come al solito una giusta occhiata in giro. Abbiamo battuto nuovamente un dirigibile e trovato una bistecca. Visto quello che abbiamo appena fatto, io non voglio chiedere di che origine sia la carne. Allora, calmi tutti. Ci posso arrivare qui? Direi di no. Per una volta avevo ragione sulla distanza. Peccato che devo saltellare ogni singola volta per salire. Allora, con calma, dobbiamo visitare tutte quante le zone. Fammi indovinare. Devo scendere di sotto, vero? No! Non c'è un modo giusto per avanzare. O meglio, ce n'è uno solo ed è vai sopra gli ingranaggi. Tutto il resto è in più. Non puoi salire su niente che non sia ciò che il gioco ti indica. Allora, giusto per un attimo essere sicuri. Esatto, la vita extra si trova là in fondo. Dunque, scendiamo nel punto giusto. Eccoci qua. Allora, per arrivare alla vita, giusto capiamoci un attimo, dove devo scendere io? Magari non qui, non con la rotolata. Non so quale gioco stessi pensando, ma per un attimo avevo mentalizzato che con triangolo usavo, diciamo, la vista, guardassi in prima persona. Solo che, non era questo il gioco giusto. Dunque, allora, per arrivare, appunto, dobbiamo scendere qua sotto. Ok, no, c'è, diciamo, un ingranaggio che mi ha bloccato la via. Allora, dicevamo, se io scendo qui, perfetto, siamo proprio dove c'è la vita. Vabbè, la bistecca non ci serve, quindi io la lascerei giusto giusto qui a questo giro. Vediamo. No, niente. Ah, ma ci potevo arrivare. Ci potevo arrivare. C'era dunque lo shortcut. Sono io scemo che da questa prospettiva ho visto tutto arancione il muro e non l'avevo visto che c'era un buco per entrare. Quindi ora che abbiamo preso la vita extra, possiamo avanzare. Allora, calmi tutti. Sto vedendo se ci sono oggetti che mi servono. Dunque. Ecco fatto. A questo giro non mi sono fatto colpire dal colpo di ritorno. Scusa, dov'è il bagno? Potevi farla nella scatola, frate. Aspetta, non abbiamo lasciato niente, giusto? Perfetto, allora proseguiamo. Non credo che a questo giro io debba scendere di sotto, vero? Non credo. Non mi sembra ci fosse qualcosa lì. Vabbè, in ogni caso, chi se ne frega. In questi tipi di giochi voglio giocarmela, diciamo. Ah, già, è dall'altro lato. Voglio giocarmela nel modo più bambino possibile. Non me ne frega niente del completismo. Voglio godermi un gioco vecchio. L'ho preso? Non credo. Sì, l'ho preso.
Voglio godermi un gioco vecchio per quello che è, un semplice gioco. Punto, fine e basta. Fanculo il completismo, ragazzi. Lo sapete che io sono il primo che nel completismo ci sguazza il più possibile. Nel senso, se posso giocare a un gioco nel modo più completo possibile, sappiate che lo farò. Ma certi giochi io li sto portando anche perché, come ho detto, molti di questi giochi io da bambino non l'ho mai avuti e non ho mai potuto averli. Nel senso, proprio non c'era modo che io potessi comprarli prima di una determinata età o appunto prima di un determinato evento come il mio compleanno, o poter scegliere io quando poter comprarli perché avevo i soldi. A volte questi giochi non li ho mai neanche visti, uno, cioè proprio nei negozi, e due, appunto, come dicevo, non avevo possibilità di poterli prendere. A differenza dei miei parenti del sud che avevano le console modificate, quindi... Domenico? Quindi voglio avere questa prima esperienza, diciamo, più pura possibile, nel senso voglio godermeli per quelli che sono, giochi, punto. Ciao! Oscilla sul pendolo dell'orologio per raggiungere l'uscita. E ricordati di esplorare le stanze segrete che ti apriranno davanti. Grazie. Ti giuro, senza il tuo aiuto non so cosa avrei fatto. Allora, a proposito di stanze segrete, non so perché questa zona mi ha ricordato la zona... Com'è che si chiamava? Aspetta. La zona velenosa di Dark Souls 2. Non chiedetemi il collegamento... lo so, è colpa mia. Quanta luce c'è qui. Poca, perché siamo all'interno del Big Bang. Comunque, dicevo, la zona velenosa, non so che collegamento ho fatto. O meglio, la mia mente ha collegato queste due zone, nel senso, ho visto questo pendolo qua, questa zona qui in cui devi fare i salti. La mia mente mi ha riportato all'indietro in Dark Souls 2. Quella zona lì piena di veleno, che non mi ricordo il nome. Non è la Bastiglia Perduta, ma ce l'ho qui, ma non... Come hai fatto a cadere da sola? Non è la Bastiglia Perduta, dicevo, è la zona prima di Forte Ferreo. Allora, saltiamo da questo lato. Ma pezzo di merda! Credo di averlo abbattuto, ma non lo vedo più. Comunque, lì c'è una bistecca, quindi... Allora, tu stai fermo lì. Ho ucciso con un colpo? Ah no, ok. Ah, credo che l'oggetto, cioè il rumore di oggetto rotto che abbiamo sentito, era dall'elicottero che stava ancora cercando di cadere. Ora mi è venuta una curiosità e vorrei controllare dopo. Ma ci sarà qualche... Cioè, di sicuro, perché ne ho un vago ricordo. Ma mi chiedo se ci sia un gioco bello di Prezzemolo, di Gardaland, insomma. Voglio controllare dopo. Probabilmente se c'è sarà comunque per computer e non per console. Quei tipi di giochi lì, tipo Kinder e diciamo robe italiane, erano sempre per... ok. Dicevo, erano sempre e solamente per computer. Non arrivavano, diciamo, le produzioni italiane oltre il computer una volta. Non esisteva, diciamo, l'ideologia quasi degli indie che qualsiasi cosa poteva arrivare su qualsiasi console. Tipo, voi l'avete mai giocato il gioco di Totò Sapore? Io sì. A proposito, tra l'altro, di giochi italiani, diciamo, e appunto della Ferrero, il mio gioco preferito della Kinder Ferrero, aspetta un attimo, era I Magicanti. Non so chi se lo ricorda, sia il cartone sia il gioco, ma di tutti i giochi che hanno fatto uscire in quel periodo di quei film della Ferrero, I Magicanti erano i miei preferiti, assolutamente. Allora, credo di non poter far molto se non... Sali sul pistone che ti porterà fino al soffitto. Chi l'avrebbe mai detto? All'ultimo momento. C'è da divertirsi. mamma, guarda. Ma dai, no, l'avevo raggiunto, stronzo.
Allora, aspetta, ha detto all'ultimo momento. Dai! Allora, cioè, l'altezza è giusta, ma non penso che sia la zona di salto giusta da usare. Oppure, un gioco che non ho mai finito, non so il motivo in realtà. Totò Sapore. Qualcuno se lo ricorda, Totò Sapore? Sia il film, sia il gioco. Io del gioco mi ricordo vagamente solo alcune cose. Ma del come si chiama? Del film mi ricordo praticamente solo il finale, diciamo. Cioè solo il momento in cui creano la pizza. Ecco qua un altro dirigibile è andato. Per il resto del film, appunto, a parte la pizza, quando sparano le pizze fuori dal vulcano, non mi ricordo assolutamente nulla del film. Sono abbastanza sicuro che su YouTube ci siano tutti quanti questi film, tipo appunto Totò Sapore e quelli della Ferrero. Ma dovrei rifarmi un rewatch. Dovrei rifarmi... No, non ci sono arrivato. Un rewatch di questi film. Altro film invece che mi piaceva un sacco, sempre della Ferrero e simili, i Lampaclima. I Lampaclima mi piaceva un sacco, e anche a mio cugino, perché c'era un frame che non so il motivo veramente, ma ci faceva diventare idioti in due. C'era un frame di quel film che ci faceva diventare idioti in due, quando praticamente, chi ha visto il film se lo ricorderà, I due ragazzini e la nonna finiscono sul gommone e c'è il cattivo del film che li guarda dal catino d'acqua e vede che stanno per arrivare sull'isola e mette il dito nell'acqua per far arrivare una tempesta. In quell'esatto frame in cui mette il dito si distorcono le facce e noi due ridevamo come degli idioti. Mamma mia. Però di quel film non mi ricordo il gioco, sai, non penso di averlo mai giocato. L'ultimo gioco che ho giocato e non l'ho mai finito, purtroppo per colpa stessa del gioco, perché si era buggato e non ho mai provato più a reinstallarlo, il Roteo. Praticamente c'era una sezione in cui dovevi tipo schiacciare per far girare il Roteo più velocemente possibile e di conseguenza aumentare, diciamo, la potenza della barra. Solo che appunto il gioco si era buggato e non l'ho mai completato e quindi non so come finiva. Mentre appunto il gioco che ho completato al 100% più di una volta era quello dei Magicanti e mi piaceva un sacco. Però diciamo che l'ultimo gioco che avevo provato, ma proprio è stato un attimo perché non avevo visto il film, avevo solo il gioco, quello delle moto, non so neanche come si chiamasse. Sei troppo forte. Cavolo, ho proprio il vuoto di quello, perché quello, da quello in poi, forse dai Roteo in poi, non li ho più visti i film. Ma per il semplice fatto che non so il motivo, forse avevo smesso di mangiare le merendine in quel periodo, forse quell'anno non comprammo il film, non so il motivo, ma dai Roteo in poi non li ho più visti i film. Ciao? Salta sul contrappeso rosso quando questo raggiunge il punto inferiore del suo ciclo. Mentre vai su e giù, guardati sempre intorno perché potresti trovare cose molto interessanti. Va bene. Ad esempio, potresti trovare, esatto, un altro cagnolino che è stato abbandonato dentro una cassa. Allora, calmi tutti. No, Dio mio. Speravo di arrivarci alla Sonic. Facciamo le cose per bene. Credo di poterci arrivare con un salto fatto giusto, ma a questo punto punto a farlo per bene, sperando sempre nelle distanze giuste. Ecco qua. Ma si è teletrasportata, è maga.
Gli mordo il culetto. Mamma mia, è una cattivona. Detto questo, calmi tutti. Allora, qui non c'è nulla, giusto? Esatto, non penso di poter arrivare dall'altra parte. Bene, ora cerca di esplorare le sporgenze che puoi raggiungere a partire da questo contrappeso. Quando avrai finito, torna qui. Così potrai di nuovo raggiungere il contrappeso blu. Ma in che senso, scusami? Vabbè, comunque, io volevo prima, calmo, di avanzare, appunto, farmela prescindere le suddette sporgenze. Comunque, non so se ci avete fatto caso e non so chi ci abbia giocato al gioco, ma la faccia che c'ha l'elicottero a me sembra tantissimo, a livello proprio di disegno parlo, la faccia del diavolo di Cuphead. È uguale. Ecco qua, un altro osso che, vabbè, ho detto che io non ho interesse nel completismo totale di questo gioco a questo giro. Però, sai, vedi un oggetto, non mi va di lasciarlo indietro, diciamo. Voglio ignorare la mia indole da completista, ma a prescindere da tutto, se vedi un oggetto, vai e lo prendi. Comunque, non dovrebbe esserci più nulla. Madonna, mi stavo per buttare di nuovo di sotto. Dicevo, non dovrebbe esserci più nulla in giro. Io do, esatto, sempre una controllata. Ora salta su quella sporgenza, da dove potrai raggiungere il contrappeso viola. Grazie. Una volta là, potrai raggiungere l'uscita e sarai un po' più vicino alla cima del Big Ben. Va bene, che proprio quello che avrei fatto, a prescindere che tu me l'avessi detto o meno. Ancora uno? Perfetto. Non capisco come mai a volte ci vogliono due colpi, a volte tre per ucciderli, sti pupazzoni, però. Ecco qua. Ho dimenticato qualcosa? Non credo. Avanziamo, calmo. Ho visto un buco e ho pensato che sarebbe caduto di sotto, invece erano le texture che stavano un attimo sfarfallando. Allora, guardategli la faccia. Sembra il diavolo di Cape. Ma a parte come hai fatto a colpirmi, però c'è una bistecca, vado a prenderla. A meno che non sia despawnata. No, beh, ancora qui, grazie. Non è che ne avessimo bisogno, però sai, è lì, perché lasciarla indietro. Comunque, vediamo. Qua non c'è nulla. A parte, esatto, questo ossicino. Siamo a 80 ossi. Altro dirigibile, vieni qui. Preso. L'ho anticipato e a questo giro c'è rimasto secco. Ma più che altro a questo giro non... continuo ad annusare, ma non vedo nulla che sia da scavare. Vabbè, effettivamente siamo anche dentro il Big Ben, non in mezzo al terreno, però. Approfitta degli ingranaggi in movimento per saltare più lontano. La cima del Big Ben è ormai vicina, ce l'hai quasi fatta. Sai che a proposito, appunto, di Fin della Ferrero, lei potrebbe essere la doppiatrice della nonna, appunto, dei lampaclima? Dovrei risentirla e vedere magari un pezzettino del film. Ma sai che potrebbe essere lei qualche anno più giovane, ovviamente, visto che questo gioco è inizio 2000. Non ti so dire di preciso l'anno di questo gioco, visto che appunto lo sto giocando per la prima volta. Però sicuramente il lampaclima viene dopo di questo. Oi, dammi quell'osso. Il lampaclima verrà sicuramente dopo di questo film, di questo gioco. Quindi magari qualche annetto in più. Annetto in più, dicevo, ce l'avrà avuto la signora. Ecco qua. Prendiamo ovviamente le ossicina. Questo livello qui, questi ingranaggi, mi ricordano molto il livello dell'orologio di Mario Kart, che è uno dei miei livelli preferiti, tra l'altro. Solo di estetica.
Vabbè, per fortuna non siamo caduti tanto in basso. Non come alcuni No, si scherza, ovviamente, con liardia. Non si fanno battute sui nostri colleghi. No, io posso dire tutto di me a volte, che sono pigro, sono... A volte anche disattento, per carità, però... Cioè, non ce l'ho con nessuno di YouTube Italia. Non ce l'ho veramente con nessuno. Mi tengo sempre nel mio, non... Mi faccio i fatti miei. Nessuno mi sta antipatico, devo essere sincero. Se magari qualcuno dice qualche minchiata, o me la tengo comunque per me, diciamo, questa cosa, o comunque non mi faccio... Ma scivolata, dai, questo giro non è stata colpa mia, io ero salito sull'ingranaggio. Comunque dicevo, mi faccio beatamente i fatti miei, non mi mischio nelle situazioni. Anche per chi si ricorda quello che era successo per esempio con Xiao, per me la storia è finita lì, nel senso non è che ho risentimenti con lui. Aveva preso in giro un mio video, aveva preso un po' in giro anche la mia persona, per carità. Ma la storia è finita lì. Infatti quel video è ancora sul mio canale, ma l'ho messo in non elenco, perché magari, sai, è successo perché è successo purtroppo, che qualche bambino, dopo che avevo detto è scivola, non so perché scivola, che la faccenda era finita, ancora scriveva su quel video, l'ho messo da parte. Ma non perché voglia tirarlo fuori un giorno così all'improvviso, ma perché semplicemente... Vedi, scivola, è colpa sua. Ma perché semplicemente mi... Comunque no, abbiamo perso qualche osso. Mi dà fastidio togliere i video dal canale. Difficilmente ho cancellato un video. Piuttosto li mettevo sempre da parte.